Oggigiorno le case non sono più sicure, nemmeno quando dentro c'è gente. Quindi salvaguardatevi. Assicuratevi di avere buone serrature, un buon sistema d'allarme. Inoltre potreste considerare l'idea di prendere un cane da guardia, e non intendo dire necessariamente di grossa taglia. Qualsiasi cane in grado di abbaiare fa buona guardia. Può dare l'allarme a voi e ai vostri vicini. Come dice il capo della nostra polizia, le forze dell'ordine stanno facendo del loro meglio per combattere l'ondata di rapine nella nostra città. È una situazione intollerabile e deve essere risolta. E ha ragione. Se le cose continuano in questo modo, ci potremo ritrovare alla mercé di bande criminali, non solo in casa nostra, ma anche sul lavoro, nelle fabbriche e persino nelle scuole. Ormai nessuno di noi è più al sicuro da questi vandali che ci stanno invadendo le case. Vieni di qui, presto! Chops, basta! Sei un asso, hai messo in fuga un ladro.
Come portavoce degli abitanti di questa città, l'altra sera il capitano Patterson ha sottolineato che tutti noi dobbiamo unire gli sforzi per arrestare l'incremento di... Doveva essere qui già da 5 minuti! RJ è stato trattenuto da un impegno improvviso. Da un impegno improvviso? Non ammetto impegni improvvisi quando convoco un'assemblea straordinaria! Ma certo, glielo dico. Questa è un'emergenza! Verremo sommersi dai reclami perché il nostro impianto certo, d'allarme signori, è un giochetto dobbiamo per i fare qualcosa. Se non facciamo per subito qualcosa, la Norton impianti d'allarme città. Dovrà chiudere e con una chiave di vecchio tipo. Questo. In bella vista sul portone. Qualsiasi cane in grado di abbaiare e di dare l'allarme a voi e ai vostri vicini farà una buona guardia. Un cane da guardia. Ecco quello che ci serve. Questo è un problema che devono risolvere i cani. Fai la guardia per me, Rascal. Bravo, cane. Molla subito quell'osso, stupido! Sei un cattivone, perché non vai a casa a prendertela con qualcuno della tua stazza? Vai! Non mi piaci, vecchiaccia. Qua avanti, muovi le chiappe, nonna. Oh, ciao, come va? Non riesci ad evitare i pasticci, vero? Dov'è Brian? È appena andato via, Casey, cara. È partito in macchina 5 minuti fa. Ci vediamo, Rascal. Ora vai pure, Muffin. Oh, volevo trovarlo prima che andasse nell'ufficio di mio padre. Di domenica? Allora tuo padre è arrabbiato con Brian? No, non è arrabbiato, è furioso. Ci vediamo dopo, signora Flower, grazie. Di niente, cara. Non la trovi deliziosa, Muffin? Muffin! Noiosa. Dove sei, Muffin? Muffin, eccoti qua, brutta cattiva. Quante volte ti ho detto che non ti devi allontanare e sparire in questo modo, eh? Cattivaccia. Signor Norton, mi dispiace di essere in ritardo, ma... Dispiace anche a me, Foster. Mi dispiace di averti assunto come ingegnere della mia società. Tu sei soltanto contrariato. Certo che lo sono. Stiamo perdendo clienti da tutte le parti. Hai assunto Brian subito dopo la laurea perché era il migliore del corso, perché è intelligente, è un genio. Grazie, Ken. Se è tanto intelligente, com'è che il suo nuovo sistema di allarme è un totale fallimento? Signor Norton, il sistema è sicurissimo, non c'è proprio nessuno che possa superarlo. A meno che qualcuno non ne abbia spifferato il segreto. Ha ragione. È per questo che l'hai messo nel tuo ufficio, perché attivando questo interruttore... Nessuno può entrare senza far partire tutti gli allarmi del palazzo. Ok, restate pure comodi. Lascia stare mia figlia! Casey, stai bene? Sì, non mi fanno paura questi ragazzi. Questi sono uffici, non c'è niente di valore. I portafogli. Su, dateci i portafogli, presto, la borsa. Ragazzi, non farete sul serio. Cosa fare contro una pistola? Consegnateci gli orologi e gli anelli. Svuotatevi tutte le tasche! Forza, dobbiamo riempire la borsa. Su, vai tu. Sì, Brooks. Ma cosa
dici, Brox? Perché mi chiami per nome? Ah già, scusami, Brox. Ok, mettete tutto nella borsa, sbrigatevi. E già che ci sei, i tuoi anelli e tutto il resto. Su, sbrigati. Ok, ok, sorella, dammi tutto. Mi hai sentito? Porta qua. Ecco, vuoi che te li dia in mano o sulla testa? Casey, non punzecchiarli. Ok, Popsy, è andato tutto alla perfezione. Nessuno è ferito, benissimo. Non mandiamo tutto all'aria questa volta. E che nessun pazzo si muova per chiamare la polizia. Adesso noi ce ne andiamo fuori dalla porta. È aperta? È aperta. Benissimo, e che nessuno di voi si muova. Chiama la polizia, io chiudo chiave. Che nessuno faccia un passo! Ok, giù il telefono. Casey, fa come dicono i ragazzi. Non una mossa, e tu apri la porta, ok? Adesso state fermi dove siete, eh? Nessuno verrà ferito. Apri la porta! Non abbiamo fatto male a nessuno noi finora. Bene, bene, restate dove siete! Non muovetevi, non muovetevi, d'accordo? Ok, benissimo. Brox! Brox! Sbrigati! Ecco fatto. Sei persuaso? È normale che ci siano reclami per il tuo impianto tanto intelligente. Se riescono a deluderlo due buffoni, chiunque può farlo. Sei licenziato, Foster. Tu e la tua spazzatura elettronica. Ma, signor Norton, se mi vuole dare... Niente scuse, Foster. E niente interferenze, Casey. Non avrei dovuto farmi convincere ad assumere questo... incapace. È meglio che me ne vada. È esattamente ciò che voglio. Vai, vai prima che chiami la polizia, perché potrei chiedere il tuo arresto per la salvaguardia di tutti noi. Brian, Brian, aspetta. Papà, stai commettendo un grosso sbaglio. Ti informo che Brian sta per approntare un nuovo sistema d'allarme. Che sarà una tra le più grandi invenzioni di questo settore. Potrebbe farti avere un grande successo, papà. Non lo farà. Non voglio neanche sapere di che si tratta. Centralino, mi passi la polizia, è un'emergenza. Vado a parlarle io. Senti, Casey, non preoccuparti, forse posso aiutarti. Non credo. Sai quanto può essere testardo mio padre. Se Brian ha un nuovo sistema, forse posso convincere tuo padre a dargli un'occhiata, sai? Perché Brian possa riscattarsi. Verresti a cena con me? Potremmo parlarne. Eh? Penso di no. Ken, mi piacerebbe, ma devo andare a trovare Brian. Io vorrei aiutarti, ma se non so su cosa sta lavorando Brian... Ah, nemmeno io so di cosa si tratta. So solo che continua a dirmi che è qualcosa di rivoluzionario. Bene, guida con prudenza. Ok. Ci vediamo poi. Stammi grazie bene. Per volermi aiutare. Lascia stare. Grazie. Oh, eccola di nuovo. Dovrebbe essere interessante. Cosa c'è? Ho i nervi, ecco che cosa c'è. Sono furiosa, non parlerò mai più a mio padre. Casey, calmati, cerca di calmarti. Casey, calmati, Casey! Come gli hai detto che abbiamo intenzione di sposarci? Sì, perché non dovevo farlo? Ma pensavo fossimo d'accordo di non dirlo a tuo padre fino a che... D'accordo, va bene. Non gliel'ho detto, ma lo farò questa sera. E se cerca di mettermi il bastone tra le ruote, lo farà perché non crede che io sia abbastanza matura per prendere queste decisioni. Brian. Dai. Senti, non credo sia il momento migliore per dire a tuo padre dei nostri progetti. Prima di tutto, so come la prenderebbe Ken Sharp. Allora lascia che sposi Ken Sharp. Proprio ora che cominceranno ad andargli male gli affari per colpa del mio impianto. Non credo sia stato molto leale con te, ecco. Ma nemmeno sleale. L'impianto non funziona. Io non posso passare la mia vita a cercarne la causa. Però non funziona. In effetti, se non fosse per il progetto su cui sto lavorando e perché mi ha licenziato lui, me ne sarei andato. Brian, ma quando sarà pronto questo nuovo progetto, eh? Vorresti vederlo? Brian, è pronto e non me l'avevi detto! Beh, te lo sto dicendo ora. Posso fartelo vedere. Ok, allora che cosa aspetti? Sarà meglio controllare quello che succede. Quarantanove. 40 cosa? Ta
Taratata! Beh, cosa ne dici? Che cosa ne dico di cosa? Del mio nuovo sistema d'allarme rivoluzionario. Di Rascal? Ma non capisco. Capirai, guarda. 17. 44. 66. Beh? Beh, è il cane meglio addestrato che abbia mai visto. Brian, dov'è la nuova invenzione? È questa. È questa. È Rascal, l'invenzione. Questo è Rascal. Di che cosa si tratta, allora? È il sistema d'allarme rivoluzionario. Il nuovo sistema d'allarme? Devo vedere più da vicino. Vedo doppio. Non ci posso credere. Non ci credo. 48. 86. Guarda questa. Brian! Ah, ma che cosa stai facendo? Ecco qui. 3 anni di duro lavoro. Hai costruito un cane da guardia. Ah, un cane da guardia elettronico. Un rivelatore di criminali computerizzato che si attiva da sé. Contrariamente a tutti i cani da guardia esistenti. È fantastico, anzi è incredibile. Non posso crederci. E nemmeno i ladri. Guarda questo. Oh, Brian. Si chiama cane che ha origliato movimenti e passi sospetti. Chomps. Chomps, eh? E Chomps è un sistema d'allarme programmato. Ma questo cagnolino che cosa fa un ladro? Gli salta addosso? Fa molto di più, Casey. Molto di più. RJ, ci vuole qualcosa di straordinario per mettere in sesto la Norton impianti di allarme. Se Brian ha veramente escogitato un sistema rivoluzionario, noi non possiamo ignorarlo. Te lo assicuro, Sharp non mi interessa. Chi parla? È Gibbs. Ascolta, Gibbs, non voglio che si ripeta ancora. Ho avuto una giornataccia tremenda. Deve essere veramente brutto vedere che ti rompono nell'ufficio, specialmente quando si fabbricano sistemi antifurto. Dovrei fare rapporto alla polizia, mio caro. Lo so perché mi hai telefonato. E la mia risposta è, e continuerà a essere sempre, no. Io non intendo vendere. Sei ragionevole, Ralph. Ti trovi nei guai. So cosa è successo al tuo collaboratore. Devi aspettarti una bella sorpresa, Gibbs. Tu e gli altri operatori del settore diventerete obsoleti. Perché ancora nessuno sa che il mio brillante ingegnere ha appena progettato un nuovo sistema che causerà una rivoluzione nell'industria intera. Norton, sembri uno che ha smesso di fabbricare impianti antifurto per produrre storie da acchiappacitrulli. Storie, eh? Lo saprai anche dal mio vicepresidente di produzione, te lo dirà lui. Che cosa ti ha fatto cambiare idea? Riprendi Brian? No che non riprendo Brian, dovevo dire qualche cosa a quell'avvoltoio. Tieni, digli che non bleffo. Signor Gibbs? Norton non sta bleffando. E ora lascia che si preoccupi un po'. E poi ho provato su questo Doberman. Rascal, non ti farà alcun male. Che cos'è che non va con quello? Dalla caccia alle macchine. Così non va bene. Già, va male. Continuava a mordere. Ok, Pussycat. Siamo all'indirizzo. Sembra tutto quanto... verde e pulito. Ecco perché ho preso Rascal come modello. Per fare...
Una sorpresa, capisci? Ho capito. Chi penserebbe che un cagnolino così possa essere un cane feroce, giusto? Esatto. Giusto, Rascal? E come fai a distinguerli? Beh, posso dire con orgoglio che è difficile. Siamo al 10-22. A dopo. Ci sentiamo. Ehi! Che significa questo? Verde e pulito. Significa che stiamo bene. E 10-22 significa che faremo rapporto di persone. Oh, la folla si moltiplica. Chi sono quei buffoni? Ora ho capito. Andiamo. E questa è la centrale di controllo di Chomps. È l'esatta duplicazione di un sistema antifurto canino. Ma viene attivato da un mini computer altamente sofisticato. E poi Casey ha la possibilità di riprodurre qualsiasi suono che voglio programmare. Questi circuiti riproducono i cinque sensi. Ricevono le informazioni sotto forma di suoni, movimenti e odori. E li trasformano in impulsi elettronici che, beh, comandano il superudito, la supervista di Chomps, inclusi i raggi X, e persino la superforza e la supervelocità. La corazza esterna è fatta di materiale indistruttibile. E l'ho fatto io stesso. Brian, sei un genio. Oh, guarda, guarda. Sembra che Rascal abbia voglia di giocare. Questa è una cosa che non ho potuto insegnare a Chomps, ma d'altra parte, lui non sporca, non chiede di essere nutrito o di andare fuori. Un vero cane da guardia. Darà del filo da torcere a qualsiasi ladro. Stai attenta, Muffin. Boh. Muffin! E poi è facile da far funzionare. È quello che lo trasforma da cane da salotto in cane da guardia è il numero 21. Ma che cosa guarda, Brian? Deve esserci qualcosa fuori. Mi dispiace.
Non poteva avercela con loro. Qualcosa non ha funzionato. Deve esserci stato un guasto. Ah, dovrò lasciarlo cane da salotto finché non controllo per bene i circuiti. Scusateci, signore. È stato un cane che ci ha costretto a tanto. Un cane? Andiamo. Dobbiamo riferire tutto, sì. Forza. Numero 12, ciò. Brian. Brian, c'era qualcuno qui. Deve essere stato un ladro vero. Brian Chubbs ha funzionato. Spero tu abbia ragione. Devi farlo vedere subito a mio padre. Casey, non posso, non ho ancora fatto tutti i controlli. Controlli, test, fai un po' quello che vuoi. Brian Chubbs funziona. Chubbs, sei il più grande azzannatore di criminali del mondo. Oh, Rascal, mi sembra un po' geloso. Ecco un'altra cosa che non ho programmato in Chubbs. Le dimostrazioni di affetto. Credo che Rascal dimostri affetto per tutti e due messi insieme. C'è un telefono. Non ci avrei mai creduto se non l'avessi visto. Dammi una moneta. Dammi una moneta. Si sono ristrette le tasche, non riesco a togliere le dita. Dare quella... Maledetta moneta! Vuoi darmela? No. Ho detto di darmela. No, no, mi avevi promesso che lo facevi fare a me il rapporto questa volta. E cosa hai intenzione di dire? Che un cagnolino ha battuto un albero? Non ti crederanno mai. Si tratta di un rapporto. Fai questo rapporto, ma fallo alla svelta, perché sto morendo di freddo. Hai il numero? Ecco il numero. Ecco il numero. Muffin! Ma dove va sempre a cacciarsi? Che te ne frega, brutta strega. Oh, quel fischio mi fa impazzire. Chomps, che hai? Che cosa succede? Dobbiamo prenderlo! John! 86! 86! Qualcuno ha detto che al segnale acustico mi rimangono 20 secondi per lasciare un messaggio. Vai avanti, sbrigati, hai 20 secondi! Ok, forza, parla! Qui 41 a rapporto, signore. Noi siamo andati all'indirizzo come secondo istruzioni e spiamo. Ah, povero me. Mi scusi. Sbrigati! O non farai in tempo a lasciare il messaggio. Hai un'altra moneta? No, non ho un'altra moneta. Era l'ultima moneta. Cerca di parlare ad alta voce. Aspetta. Aspetta un minuto. Dove eri rimasto? Gesù, cosa sta facendo? È un uccello, un aereo, un supercane. Colpa sua! Non lo so, è stato lui, è saltato sulla mia macchina. Eccolo là. Lo prendo io. Thank you.
Eccolo là. Chomps, qui Chomps. 47. Devo fare i controlli di cui ti parlavo. Non so che cosa non va, ma ogni tanto fa così. Non capisco il perché. Ma tu puoi ripararlo, non è vero? Ah. Brian, ora devi farlo vedere a mio padre. Chomps 21. Credimi, papà, non hai mai visto una cosa simile in tutta la tua vita. Non me ne frega niente. Non voglio avere a che fare con Brian o con qualsiasi computer di un giovane genio nascente. Dimenticati di lui e delle sue stupide idee. Ma questa non è una stupida idea. Comunque sia, è stupida. Sharp è l'uomo che fa per te, lui è il migliore. Senti, dovevo dirtelo subito. Ho già invitato Brian a venire qui. Qui? Sì. Ti saluto, me ne vado prima che arrivi. Papà, smettila. Andiamo, ti prego, torna qui, stammi a sentire, ti prego. Uscirò da me. Non lo farai. Ti stai comportando come un bambino. Conosci un bambino con una società da 5 milioni di dollari in fallimento? Tu stai buono qui. Buongiorno, signor Norton. Lo era. Brian, entra pure. Stava aspettando te. Non è vero? Voglio che tu sappia che sono qui per protesta, Foster. E lo apprezzo molto, signor Norton. Se mi dà una mezza possibilità di farle d'accordo, vedere... D'accordo, che... vediamo. Sarà una stupidaggine. Io andrò al lavoro e tu andrai a prendere il sussidio da disoccupato. Ma dov'è? Ah, signore... È qui dentro. Che cos'è? Una campana? Fotocellule? Una serratura indistruggibile? Cos'è? Non proprio. Chomps 21. È forse un gioco, Foster? Quello è il tuo cane. Oh, no, signore, non era. E questa sarebbe la tua rivoluzionaria scoperta? Una volta visto quel cane è come averlo visto 100 volte. Voglio restare calmo se ci riesco. Non so che cosa hai in mente. Ma ti do 3 secondi per far scendere dal mio stomaco questo mostriciattolo. C'è una Mercedes qui. Il cane che ha origliato movimenti e passi sospetti? Chomps, per l'appunto. Viene attivato da un comando numerico preordinato. Oh. Allora, quando ho detto che hai visto una volta, l'hai visto, cioè... Oh, esatto. Quel numero è per i colpi di karate. È il comando. Allora, papà, che cosa ne dici? È incredibile. Ma veramente, cosa può fare questo cagnolino? Anche se si tratta di un cane elettronico. Beh, tanto per cominciare, ha la funzione di un cane da guardia. Come in questo momento. Può individuare un ladro in un posto qualsiasi della sua proprietà. La sua prima reazione è la perlustrazione dell'area sospetta. I suoi sensori visivi confermano i suoi sensori percettivi e... Brian, è quello che sta facendo adesso! Un ficcanaso, spero. Spero che sia così, Foster. Guardate! Chomps ha sventato un furto! Questo è quello che si chiama un'invenzione originale. Un cane che dà la caccia alle auto. Venite, inseguiamolo.
succede? Sono settimane che non c'è una storia da raccontare. Anche una svendita di automobili farebbe notizia. È lì che preferisco comprare. Ah, c'è da fare. Muoviti. Lascia perdere, c'è già qualcuno. Un cane con una sirena incorporata? Questa sì che è una notizia coi fiocchi. Andiamo, Chuck. Ti vuoi sbrigare? Il mostro si sta avvicinando. Ehi, guarda, lo abbiamo seminato. Ma è di nuovo qui, guarda. Ha preso la scorciatoia. Guardalo, che cosa sta facendo? Non posso credere. Tienti forte! Ehi! Holmes, 48! Vieni. Oh, Brian, è fantastico! Papà, te l'avevo detto, te l'avevo sì, detto! Sì, quando hai ragione, hai ragione. Ehi, che diavolo succede? È quel camion là dentro. Scusatemi, scusatemi. Scott Elliott per la KIOL News. Sì, naturalmente. Oh, è stato il cane a iniziare tutto. Prima ha trascinato un furgone in mezzo alla strada, poi ne è arrivato un altro e non si è fermato il ed cane. È iniziata la confusione. È stato il suo cane ad iniziare tutto? Ah, sì. Esatto. Questo qui non è un cane come tutti gli altri. Questo fa parte di un progetto per un sistema antifurto sul quale stiamo lavorando alla Norton Impianti d'Allarme. Oh, mi scusi. Ci potrebbe spiegare la sirena? Sì. Ma è semplice. Come saprà la Norton Impianti, fornisce da molto, molto tempo sistemi di allarme e di sicurezza agli abitanti di questa città. Forse il signor Norton, il proprietario... Ah, Norton Impianti d'Allarme. Il proprietario di questo notevole cagnolino potrebbe spiegarci quello che è successo. Sì, certo. Quello lì non è un cane qualsiasi. In effetti rappresenta una straordinaria invenzione che abbiamo chiamato con la sigla delle sue particolarità. Chomps. Un sistema d'allarme altamente sofisticato e rivoluzionario. Beh, è proprio il caso di dire che di cani così ce ne sono uno su 100. Scusi. Gli ha attivato i colpi di karate.
Gran cane. Gran cane. Quel cane sarà mio. Sharp, voglio farti conoscere il nuovo vicepresidente della Norton in carica nel settore sviluppo. E potrei aggiungere, futuro genero. Che cosa è successo tra ieri e questa mattina? Una rivoluzione, Sharp, una vera rivoluzione. In un solo colpo questo ragazzo ha rivoluzionato l'intera industria dei sistemi antifurto, credimi. L'invenzione è così incredibile? Beh... Incredibile? È più che incredibile, è molto... Rivoluzionaria? Esatto. E con la dimostrazione che daremo questa sera ai magazzini Gold K, ce l'abbiamo fatta! Di che si tratta? Lo vedrai presto. Brian ha preparato tutto per una dimostrazione nel parcheggio. D'accordo. Immagino già la sua faccia quando glielo faremo vedere. Sarà una cosa stupenda. Ok. Ho già sistemato la scala. Benissimo! Bene, allora possiamo iniziare. Chomps 21. Questo è il tuo incredibile super sistema d'allarme. Ma state scherzando? Non è uno scherzo, Sharp. Credimi, quel sistema d'allarme canino portatile è la trovata più grande del secolo. Una dimostrazione risponderà a tutti i tuoi dubbi. La prima prova che ho preparato per la dimostrazione mette in evidenza l'efficacia di Chomps nell'evitare la presenza di qualsiasi intruso. Quel cagnolino sarebbe in grado di fermare un ladro. Esatto. Senti, fallo fare a me l'intruso. Che non mi sembra davvero il caso. Ti prego, insisto. Lui insiste, Brian. Ma... Ok, io faccio il ladro, e allora? Ora arriva. Chomps, 66. Ehi, ehi, che cosa? Cosa sta facendo? Ehi, fermatelo! Giù, giù, piccolo, calmo, calmo. Ecco bene, calma, piccolo, calma, calma. Che cosa hai in mente? Ehi, cane, cane, stai fermo, stai giù, piccolo, staccuccia! Tenetelo, Brian, aiuto! Ehi, fermatelo, adesso! Chomps, 21. Ben fatto, Chomps. Allora, cosa ne dici, Sharp? La scala è scivolata, è stato un incidente. Mi dispiace di essere io a provarvelo. Sono un ladro d'auto, prendetemi. Sei tu che lo vuoi. Chomps, 56. Va tutto bene. Non preoccuparti. Che cosa ne dici di Chomps? Sarà meglio che vada a casa a riposare. Sì. Carl, non ci crederai. Ho scoperto cos'è quel sistema rivoluzionario. È un cane. Ti sembrerà impossibile. Anch'io non volevo crederci finché non l'ho visto. È elettronico, ma sembra del tutto vero ed è top secret. Secret? Secret, hai detto. Sharp, sei uno stupido. È tanto al segreto che l'ho visto in televisione. In televisione? Senti, io voglio quel cane. Voglio quel cane più di qualsiasi altra cosa. E intendo avere quel cane. Mi hai capito bene? Sì, signore. C'è in gioco la tua quota azionaria, Sharp. Cosa dirà Norton se scopre che lo stavi mandando in rovina? Sabotando i suoi sistemi, Sharp? Non posso neanche pensarci. Vedrò cosa posso fare. Non vedere solamente! Fallo! Ok.
Il numero? Ok, ascoltami bene. Il sistema verrà sperimentato al Gold Key e il tuo compito è di prenderlo. Capito? Sì. Senti, la ragione per cui ci siamo fatti sentire è per dirti che non ci faremo più sentire. Quel cane da guardia sta facendo la guardia al sistema. Ma noi non vogliamo più entrarci niente. Brutti stupidi, quel cane è il sistema e noi lo vogliamo. Se è per i soldi vi daremo il doppio. Mi ha detto che ci offrono il doppio. Avvisiamo che il bar aprirà e fra 10 minuti. E tu chiedigli il triplo. Va bene. Pronto? Pronto! Io e il mio socio abbiamo deciso di accettare per il triplo. Fino alle ore 24. Il signor Smith è atteso in direzione per una comunicazione urgente. Hai interrotto la comunicazione. Dammi una monetina. Dammi una moneta. Non ce l'ho, Brooks. Va a procurarti una moneta e cerca di non attirare l'attenzione. Ok, ok, rilassati. Che cosa pensi di fare? Tento di procurarmi una moneta. Con in faccia la maschera. Oh. Brooks mi ha detto di non attirare l'attenzione. Hai una moneta? Quanto manca? Abbiamo ancora un quarto d'ora. Giù, il campo è libero. Non voglio sentire una parola. Porta la borsa, dobbiamo prendere il cane. E sbrigati. A posto, signor Merkel. Bene. Se vuoi sapere la mia opinione, penso che tu abbia perso la testa, Norton. Ma come fai a sostenere che questo cagnolino proteggerà il mio magazzino quando non ci sono riusciti il tuo impianto d'allarme e 5 cani poliziotto? Come ho detto, Jonathan, non posso dirtelo. È top secret. Ricorda solo che risarcirò io tutti i danni che potresti subire. Il denaro è tuo. Brian, lascia andare Chomps. Ok, Chomps, è il tuo momento. 21. Chiudi a chiave adesso. Sì, signore. Foster registrerà la prova dalla sua auto, così potremmo seguire ogni piccolo dettaglio. A me questo sembra solo un nuovo sistema per fare bancarotta. Beh, buona fortuna. Anche a te. Buonanotte, signore. Questa è la Norton Impianti. Abbiamo collegato l'allarme del Gold Key alle 18:40. Il nuovo sistema elettronico è entrato in funzione alla stessa ora. Andiamo. Thank you.
il tuo posto di lavoro e anche la benedizione di mio padre. Mi puoi credere, è stata una grande giornata. Mm-hmm. E abbiamo ancora tutta la serata davanti a noi. Brian, che cos'è? Oh, è il dispositivo di monitor di Chomps. Mi tengo sempre in contatto con Chomps. Se non ci sono suoni o lampeggiamenti, non ci sono problemi. Sento che arriva. Shh, non muoverti. Preso! Sei il migliore, Brox! Mio! Mio! Giorno! Buongiorno! Stazione 24 Norton, allarme ai grandi magazzini Gold Key. Oh no! Dai, forza, muoviamoci.
Fantastico, Chomps! Fantastico! Sono ladri. Esatto, signore. Li ha presi lui. Mi domando cosa dà da mangiare Foster al suo cane. Lascia perdere il cane. Che ci succederà? Beh, mettiamolo in un altro modo, Brox. Che cos'altro ci può succedere? Norton, sono Gibbs. Senti, questa è la mia ultima e migliore offerta. Ti offro una fusione. E così hai sentito quello che è successo ai magazzini Gold K. Allora dovresti sapere che non c'è possibilità di fusione. Smettila, Gibbs. E ora scusami se riappendo. Tu che ne dici? Se hai qualcosa di straordinario, c'è sempre qualcuno che ne vuole un pezzo. Gibbs ha molto da offrire, forse non sarebbe una cattiva idea. Ma stai scherzando! E poi... ho un'altra offerta da considerare. Un'altra offerta? Chi te l'ha fatta? Park System! Park System? Sono venuti loro da me! Che ne dici di questo? Direi assolutamente fantastico. Puoi dirlo davvero ad alta voce. La Park System, capisci? Uno dei gruppi di elettronica più importanti del mondo, Sharp. Di tutto il mondo. Dopo che avranno visto Chomps in azione, sarò io a dettare le condizioni. Sì, dovremo organizzare una dimostrazione spettacolare. Ci ho già pensato ed è già tutto pronto. E dove la farai? Il luogo è top secret. Ho dato la mia parola. Sì, non dobbiamo farci prendere in castagne. Davvero? Ciao. Ciao, Casey. Ehi. Ciao. Ma che bella sorpresa, come stai? Sì, sto bene, bene. Vuoi sederti? Grazie. Grazie. Stai aspettando Brian? Sì, chi altro? Ah, non avevo dubbi, è un genio. Tuo padre mi ha detto della dimostrazione di oggi alla Park System. Già, non è eccitante? Oh, anche importante. Davvero, chi sospetterà che terrà una dimostrazione lì? Sarà impressionante una dimostrazione all'interno della Park System. Casey, ti prego, non andare in giro a dirlo a tutti. Deve essere mantenuto in riserbo. Questo è il riserbo. Questo è il mio compito. Ciao, Casey. Scusa il ritardo. Ciao, Brian. No, non importa. Ken mi ha tenuto compagnia. Grazie, Ken, ma non vogliamo trattenerti. Certo, Brian. In effetti ero sul punto di andarmene. No, aspetta. Ken, perché non resti a mangiare con noi? Lascialo andare, Casey. Sono sicuro che ha un importante impegno al quale non intende rinunciare. D'accordo. Grazie per avermelo ricordato. Ci vediamo, Casey. Cosa ti è successo? Ho deciso che non mi piace. È uno stronzo. Per tua informazione, quello stronzo dice un sacco di belle cose su di te. Resta sempre uno stronzo. Non sei un gentiluomo. Incredibile. Il giorno più importante della mia vita e abbiamo litigato. Ma perché ho detto che è uno stronzo? Ma è uno stronzo. Lo sai, a parte qualche misterioso difetto, non mi dà molti problemi.
Forse dovrei fare una chesi elettronica. Non mi darebbe problemi. Senti, per sicurezza è meglio che ti lasci programmato come cane da guardia. Chomps, 21. Per quanto ne so io, è andata a pranzo con lui. Doppio problema. Oh, oh, che bella scena! Ti ho preso! Bye bye, baby! Ehi, Al, quanti bastardi hai preso oggi? Non è andata male, amico. 21. Casey? Che giornata, Foster! Che grande giornata! Dopo aver fatto la dimostrazione per la Park System, sparirò per un po'. Chiuderò l'ufficio e poi andrò a festeggiare. È favoloso. Che cosa succede? È per Chomps? No. Non funziona bene? No. L'hai perso? No. Ha un cortocircuito? No, è per Casey. Casey si è fusa? Forse è proprio così, abbiamo litigato. Ma non me ne ha parlato. È stato per una stupidaggine e devo andare a cercarla. Ma la dimostrazione? Vado da Casey prima. Foster! La dimostrazione è molto più importante. Non per me, signore. Ritorno subito. Ah, io non aspetto. Se pensa che rimanga a girarmi i pollici mentre va a monte un contratto di milioni di dollari, si sbaglia di grosso. Ah, ah. Devo trattare questo gioiello con molta attenzione. Fanno la prova alla Park System. Bene. Dovrò fare in modo di trovarmi sul posto anch'io. Forse ho un'idea migliore, Ken. Quale? Norton ha chiuso l'ufficio per tutto il giorno. I disegni di Chomps sono in cassaforte. Ho capito. Chi mai vorrei il cane se i disegni ce l'ho io? Esatto. È una buona idea, sì. Se Norton è al campo di prova, può essere una possibilità. È un giochetto anche per quei due pagliacci che lavorano per te. Me ne occupo io. È come se li avessi già. È stata una discussione idiotica, sì. Già, è vero, mi dispiace. Non pensavo la metà di quello che ho detto. E l'altra metà, invece? L'altra metà? Mm. Ecco, è questa qui, l'altra metà. Che cosa c'è? Tuo padre se n'è andato. Ma non hai detto che ti aspettava per andare alla dimostrazione? Già, avrà preso Chomps. Non lo so, perché non vai a vedere?
Chomps non c'è. Che c'è adesso? 12. Cosa significa? È Chomps. Brian, sei Chomps, mio padre. Ha preso Raska. Già. Casey, farà saltare la dimostrazione. Oh, Brian. Chomps, 21. 21? Ha giusto l'età per votare. Va bene, signor Norton. Questo è il test preparato dalla Park System per il suo sistema antifurto canino casalingo. Là fuori, su quello spiazzo di cemento, abbiamo piazzato 6 dispositivi esplosivi. Ce n'è uno per ogni camion e vengono controllati tutti a distanza. Ma solo uno di questi esplosivi è carico, naturalmente. Bene. I dispositivi si azionano quando questa antenna viene spinta dalla parte frontale di uno dei camion. Il compito del suo cane sarà quello di localizzare la mina carica e rimuoverla dal terreno senza farla esplodere. Pensa che il suo aggeggio ce la farà? Il sistema di protezione canina della Norton può fare qualsiasi cosa possiate inventare. Ok, e ora procediamo. Speriamo che Raska le stia bene. Speriamo che non abbiano iniziato. Ok, Chomps. 21. È la tua grande occasione. Abbia sbagliato qualcosa. A 4? 14? Ehi, Chomps, ehi, bello, bello. Attento perché è un assassino. È tutto calcolato per ingannare così la gente. Chiuso per la festa di... Chomps. Chiuso per la festa di Chomps. Come la festa della mamma. No, non è come la festa della mamma. I disegni sono nella cassaforte di Norton, al terzo piano. Io disattivo il sistema d'allarme, ma devo rimetterlo a posto perché non se ne accorgano. Va bene. Ok, quando avete i disegni bussate 2 volte e lo disattiverò. Puoi contare su di noi. Fate alla svelta. Salite pure. Oh, sì. Non puoi andare più veloce. Sto andando più veloce che posso. Bene, mettete in funzione i sistemi. Ok, Chomps. Corri a prendere quella mina. Forza, Chomps. Vai! Sharp dice che la cassaforte è dietro un pannello. Un pannello? Un pannello. Se funziona con comandi numerici, qualcosa non va. Ha ancora un sacco di tempo per scovare quella mina. Forse l'ha già sistemata entrando in campo. Quello è un pannello? Quello è un pannello. Ha detto che l'interruttore è dietro la scrivania. È questo? Ehi! È questo. Dammi la roba. Oramai saranno già in ufficio. Se solo tuo padre avesse aspettato un po'. Oh, sbrigati!
che ha organizzato tutto per prenderci in giro, vero? Tenga presente che quello che sta osservando è un concetto rivoluzionario di sistema di allarme. In effetti, Choms ha già passato 4 mine a salve senza la minima esitazione. Vi garantisco che disinnescherà il prossimo esplosivo fra qualche secondo. Magiche dita e magico tocco. Signor Norton! Papà! Signor Norton! Signor Norton! Casey, Foster, benvenuti! Choms sta per disinnescare un esplosivo! Ha detto un esplosivo? Esatto! L'ho programmato come cane da guardia! Dovrebbe disinnescarlo senza problema! Rascal, fermati! Rascal? Choms, 21! Come va, Brooks? Come sta andando? Cosa ti ho fatto? Non mi hai fatto niente. Hai solamente parlato. Vattene! Vattene via, vattene! Fantastico, Choms! Fantastico! Sei un eroe, Choms! Hai salvato la vita! Hai ragione! Rascal. Sei stato grande, Choms! Ce l'hai fatta! Quel cane è una minaccia! Gibbs, cosa ci fai tu qui? Me lo stavo chiedendo anch'io, proprio in questo momento! Stavi spiando! Ammettilo! Ci stavi non spiando! Non stavo spiando! E anche se così fosse, che importanza può avere? Tu sei un concorrente! Sono convinto che mi spiavi! Ancora non lo sai, ma sarai tagliato fuori! Che cosa vuol dire, signor Norton? Tagliato fuori? Ma non ha visto la nostra dimostrazione. Sarà meglio che ti spieghi, Gibbs. Norton, io non sono tenuto a spiegarti niente. Pussichetta Silvestro, ho contattato i miei uomini. Da Norton sta andando tutto secondo i piani. La missione si sta rivelando un giochetto. Passo. Ah, la missione è un gioco. Non vuole aprirsi, dovremmo farla saltare. Accidenti. Ma dov'è andata? Non la toccare! Vuoi tenere giù le manacce dalla mia roba? È delicata! Potrebbe farci saltare per l'eternità! Regola il timer! Pussycat Silvestro, pronto? Passo! Come Pussycat? Papà, stanno entrando in ufficio per rubare i disegni di Choms. Chiama la polizia, noi andiamo a fermarli. Silvestro? Ci restano esattamente 3 minuti prima che questa bomba esploda. 3 minuti! Non aprire la porta! Sì, c'è un allarme 459 alla Norton IP... Norton? Ehi, ma il mio stesso palazzo! Ci andiamo! Oh mio Dio! Ormai l'hai fatto, l'allarme! Ci aveva detto di bussare prima! Andiamo!
Quella finestra! Scavalcala, presto! Svelto, Brian! Cosa succede? Sharp, che ci fai qui? Ah, ciao, Brian. Passavo davanti all'ufficio quando ho sentito partire l'allarme. Sharp, deve essere entrato... dobbiamo andarcene di qui. Scusate. No. Aspetta un attimo. Ho capito, sei tu, Pussico. Oh! Chomps, 21. Vai! Andiamo a vedere se ci sono i disegni. Ok. Cosa volete da me? Non sparate. Sì, va bene, ma non sparate. Sapete che oggi è la festa di Chomps? Ormai è troppo tardi, Rascal. Brian! Brian, guarda i suoi occhi! Gli occhi. E la coda. Fa ancora qualche movimento. Casey. Io non ho messo quel suono nel suo computer. Credo... forse posso. Posso. Il vecchio Chomps starà anche meglio di prima. Bene. Eliminati Gibbs e Sharp, saremo i primi nel settore in men che non si dica. Quando inizieremo la produzione del nuovo sistema, Brian? Ah, spero fra un mese, signore. Quarantanove. Incredibile!
qualcuno di voi ha visto la mia muffin? No, non l'ho vista, signora. Oh, beh, di solito questo fischietto la fa tornare indietro. Cosa succede? Il fischio. Era questa la causa di quel difetto. Il fischio. Ehi. Credo che sia meglio che torni a casa ormai. Ora cosa hai in mente di fare? Ehi! Eh? Oh! Oh! Merda! Sì.